Buongiorno, sorelle e fratelli carissimi, oggi sabato santo, giorno del grande silenzio e della preghiera, voglio ancora una volta con voi condividere una meditazione, un momento di riflessione e di preghiera. Non abbiate paura, voi, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. La veglia pasquale è tempo di trepida attesa del momento in cui le donne alla tomba di Cristo sentiranno l'annuncio gioioso: è risorto, non abbiate paura, è risorto come aveva detto. La veglia pasquale congiunge in se stessa la notte e il giorno. Le donne all'alba si recarono al sepolcro dove era stato deposto Gesù per ungerne il corpo. E non si aspettavano certamente di trovare la tomba vuota. Invece, proprio così la trovarono e udirono quelle parole inattese. Finisce così la veglia pasquale e inizia il nuovo giorno, il giorno che ha fatto il Signore. Ogni anno la Chiesa veglia silenziosa presso il sepolcro di Cristo, partecipando al mistero del crocifisso. Essa si immerge nella sua morte, viene sepolta insieme con lui. Vive la morte, l'universale destino della morte umana, intimamente e profondamente unita a Cristo. Questa partecipazione alla morte del Redentore diventa memoria viva di tutti coloro che, iniziare dal libro della Genesi, hanno attraversato il confine tra la vita e la morte. E sono ormai oltre tale frontiera. Come Mosè, di cui ascoltiamo il racconto nel libro dell'Esodo, così dopo di lui i grandi profeti dell'antica alleanza. E come se durante la liturgia della notte di veglia tutti prendessero parte all'attesa della Pasqua. La veglia pasquale abbraccia infatti l'intera storia dell'uomo in ogni sua dimensione. In questa notte santa tutti possono affermare di se stessi: siamo morti con Cristo. La morte ha potere sull'uomo in ogni sua dimensione. Ed ecco, dall'interno della tomba di Cristo giunge l'annuncio, un grido di gioia: è risorto. Voce che rinnova completamente l'orizzonte della storia dell'uomo, l'orizzonte dell'esistenza umana. La morte non ha più potere su di lui. Chi è colui che è risorto, colui su cui la morte non ha più alcun potere? È lo stesso Cristo a rispondere: il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per le pecore. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso perché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. E ciò si compie in questa notte, notte straordinaria, notte piena di santo fulgore. Cristo risuscitato dai morti non muore più, la morte non ha più potere su di lui. Si realizza fino in fondo l'immagine del buon pastore. Il diacono, avvicinandosi al celebrante che presiede la sacra liturgia, proclama: vi annuncio un grande gaudio. Alleluia! Cristo è risorto. Il Padre mi ama perché io offro la mia vita. È risorto ed è apparso a Maria Maddalena. È risorto ed ha incontrato i discepoli. È risorto e viene costantemente incontro alla Chiesa che veglia presso la sua tomba. Egli morì al peccato una volta per tutte, ora invece, per il fatto che egli vive, vive per Dio. È stato risuscitato per la nostra giustificazione. Viene verso di noi come vivente. Ci porta la vita affinché, morendo al peccato, noi possiamo vivere per Dio in Lui.
viene in noi mediante la forza rigeneratrice del sacramento. Dall'acqua e dallo Spirito Santo sgorga una vita nuova. L'uomo nasce di nuovo. Sorelle e fratelli carissimi, con tali sentimenti vorrei augurare a tutti voi una santa Pasqua, che sia rinascita nello Spirito e nella novità di vita in Cristo, morto e risorto per noi.